Ragazzi, se compilate i questionari di valutazione della didattica, io nel mio sito GOMP ho la possibilità di monitorare quanti di voi l'abbiano compilato. Al momento mi risultano compilati quattro questionari, quindi se diciamo, procedete alla compilazione, vi ribadisco quanto detto la volta scorsa, per noi è uno strumento molto importante per capire come è andata la didattica e per poter introdurre miglioramenti. Oggi, la lezione di oggi, sicuramente almeno la prossima, ci occuperemo di strumentazione elettromeccanica. La strumentazione elettromeccanica, diciamo, in un corso di misure fino a una quindicina d'anni fa, rappresentava la quasi totalità del corso, e ancora oggi, se prendete dei testi di misure, trovate dedicati alla strumentazione elettromeccanica un'ampia parte. Noi ci dedichiamo uno spazio piccolo, nella convinzione che comunque una serie di dispositivi elettromeccanici vi capiteranno, sono ancora diffusi e lo capiremo meglio nel dettaglio della lezione. Ma ovviamente interessa esclusivamente avere una visione complessiva. Intanto parlo di strumentazione elettromeccanica con riferimento al fatto che sostanzialmente noi abbiamo tre tipologie di strumenti: quelli elettromeccanici, sono per definizione tutti strumenti di tipo analogico. Poi abbiamo strumenti elettronici di tipo analogico e strumenti elettronici numerici. Elettronici analogici, abbiamo visto il cumetro, abbiamo visto l'analizzatore di spettro analogico. Non abbiamo visto l'oscilloscopio analogico, perché abbiamo detto è oramai da parecchi anni fuori mercato. Abbiamo visto numerosi strumenti elettronici numerici. Adesso cerchiamo di soffermarci su quest'altra tipologia. Sono strumenti in cui l'uscita è sicuramente legata ad una deflessione di un indice su una scala. Cosa fa muovere quest'indice? Fa muovere quest'indice una coppia di tipo elettromagnetico. Quindi noi abbiamo una coppia motrice di tipo elettromagnetico a cui si oppone una coppia resistente di tipo meccanico, che è sempre la stessa, è la coppia che offre abbiamo un ago e al movimento di quest'ago si oppone una molla. La molla ha un coefficiente torsionale, cioè si oppone alla torsione, secondo una coppia resistente che è proporzionale all'angolo delta di deflessione. Quindi noi che abbiamo? Abbiamo delle coppie motrici che cercano di muovere quest'ago, questo equipaggio mobile. A questo movimento si oppone la coppia resistente della molla, quindi c'è una molla che cerca di non farsi deflettere. Quando esiste l'equilibrio, l'ago si ferma e c'è un legame fra la coppia motrice e l'angolo delta. La coppia motrice deve essere in qualche modo funzione della grandezza che io voglio misurare. In questo modo lego la grandezza che voglio misurare all'angolo di deflessione sulla scala. Allora, noi adesso andremo a fare, a costruire una sorta di tabella in cui andremo a indicare i vari tipi di strumenti elettromeccanici analogici. Per ognuno di questi cercheremo di evidenziare
qual è il campo di impiego, le caratteristiche, in maniera tale che piuttosto che una conoscenza puntuale di questi strumenti, a voi resti un'indicazione di quali siano gli ambiti in cui questi strumenti possono essere. Allora, intanto la classificazione è legata al legame tra la grandezza fisica e la coppia motrice, quella funzione f di x che ho indicato prima. Abbiamo strumenti di tipo proporzionale. Ovvero in cui la coppia motrice è un kx. Abbiamo strumenti ad azione quadratica, ovvero in cui la coppia motrice sarà proporzionale a x quadro. Abbiamo strumenti ad azione quasi quadratica, in cui la coppia motrice è circa proporzionale a kx quadro. Poi abbiamo strumenti a prodotto, dove la coppia motrice risulta proporzionale al prodotto tra x con 1 e x con 2. Vuol dire che mentre in questi casi abbiamo un solo ingresso, avremo altre due tipologie di strumenti in cui abbiamo due ingressi, x con 1 e x con 2, e abbiamo strumenti a prodotto e a rapporto. La coppia motrice è proporzionale al rapporto x con 1 su x con 2. Allora, strumenti ad azione proporzionale. Gli strumenti ad azione proporzionale prendono il nome di strumenti magneto-elettrici. Vediamo come si ottiene un'azione proporzionale e come funziona uno strumento magneto-elettrico. Immaginiamo di avere due poli, nord e sud, una spira immersa nel campo. Ovviamente, se disegno due espansioni polari in questo modo, avrò un campo uniforme. Una spira immersa in questo campo magnetico uniforme, attraversata da una corrente. Questa corrente arriva a questa spira e questa spira è collegata all'equipaggio mobile, quindi è collegata alla molla. Quindi la corrente per arrivare alla spira passa per la molla, arriva alla spira. Io l'ho disegnata in sezioni. Immaginate una spira circolare, rettangolare, delle stesse dimensioni delle due espansioni polari nord e sud. Allora, intanto, quanto vale il flusso che interessa questa sfera? Il flusso è legato al campo B e è legato alla sezione orientata, perché ovviamente se la sfera è in posizione ortogonale alle linee del flusso, il flusso sarà massimo. Mentre il flusso attraverso la spira sarà nullo se la spira è parallela alle linee del flusso. Se andate, generalmente si fa riferimento alla superficie orientata, facendo riferimento al versore normale alla superficie. Quindi qui dico che il flusso sarà B per S per il coseno dell'angolo tra la normale e le linee di flusso. Vedete, coseno, chiamiamolo delta. Ci troviamo perché quando delta è pari a zero, quando la superficie è perfettamente ortogonale alle linee di flusso, ovvero delta tra delta e le linee di flusso, l'angolo è zero, il coseno di zero è pari ad 1, e quindi abbiamo il flusso massimo. Si può dimostrare che in questi strumenti il
La coppia motrice è sempre legata alla derivata del flusso rispetto all'angolo delta. Ossia, quando io ho una modifica, più che, scusatemi, non variazione derivata del flusso, ma derivata dell'energia connessa al mio sistema. In questo caso è un'energia magnetica, avremo degli strumenti che fanno riferimento all'energia elettrostatica. Quindi derivata dell'energia magnetica rispetto all'angolo, alla posizione. Quando la posizione varia, ho una variazione di energia magnetica, la variazione di energia magnetica mi dà origine a una coppia. Ripeto, si può dimostrare nei libri tradizionali, trovate su queste su tutta questa chiacchierata, tipo 150 pagine, è uno dei motivi per cui non vi darò particolare materiale didattico su queste lezioni. Quello che vi farò è proprio una sintesi di legata a quello che penso sia utile per voi conoscere. L'energia magnetica è connessa al flusso e alla corrente che attraversa questo circuito per il numero di spire. Quindi l'energia magnetica è flusso per corrente per numero di spire. Quando vado a fare la derivata rispetto all'angolo delta, ottengo che la coppia motrice è una coppia motrice che risulta qua è comunque una proporzionalità, è una proporzionalità è proporzionale a B per S, per I, per N, per il seno di delta. Quindi vedete, poiché all'equilibrio questo è uguale a K delta, ottengo un legame fra coppia motrice, ovvero fra la grandezza che voglio misurare, che è la corrente, e l'angolo delta, che non è lineare, ma è delta diviso sen delta. Allora vuol dire che così come l'ho immaginato, questo strumento non mi consente di ottenere un comportamento di tipo proporzionale, che è quello che voglio realizzare. Se però io sagomo le espansioni polari in questo modo e introduco un nucleo di materiale ferromagnetico, cosa mi succede? Mettiamoci dentro, avvolgo la spira intorno a questo nucleo di materiale ferromagnetico. Allora vedete che le linee di flusso sono radiali, poi dentro al materiale ferromagnetico vanno via dritte, radiali, orizzontali, radiali, orizzontali e così via. In questo caso il flusso non è più legato a B, S coseno di delta, ma il flusso risulta B per S per due volte l'angolo delta, perché è legato a, vedete, non interessano la spira tutte le linee esterne a due volte l'angolo delta. Qua il disegno è fatto male, ma comunque due volte l'angolo delta. Quando vado a fare la derivata dell'energia magnetica, flusso per corrente per numero di spire, ecco che la coppia motrice risulta proporzionale a BS per I per N, delta scompare, il 2 è una costante, e questo è proporzionale a K per delta, coppia resistente. Quindi ho ottenuto uno strumento ad azione proporzionale. Tra l'altro, aver inserito un materiale ferromagnetico mi incrementa il valore dell'induzione. Allora, vediamo adesso di... a valle di questa descrizione molto, diciamo, abbastanza sommaria comunque del funzionamento di questo strumento, quali sono le sue caratteristiche. Allora, intanto scriviamoci che lui nasce come milliamperometro. Perché un milliamperometro? Perché questa corrente, allora intanto amperometro, misura corrente.
Perché milli? Perché se la corrente è troppo piccola, diciamo che dobbiamo avere perlomeno una decina, diciamo, segniamoci qua, in dell'ordine della decina di microampere. Perché? Perché se la corrente è troppo piccola, la coppia motrice è troppo piccola. Dite voi, potrei, vabbè, B più di tanto non lo posso far crescere, potrei far crescere N, cioè mettere nell'equipaggio tante spire, ma se aumenta il numero delle spire, aumenta il peso dell'equipaggio mobile, aumenta l'inerzia e quindi comunque, diciamo, per far muovere questo equipaggio mi serve un'energia magnetica, quindi diciamo, più, di meno di questo valore di corrente non riesco a gestire. La corrente è troppo alta e questa è una corrente che devo far passare attraverso la molla. La molla, se viene attraversata una corrente troppo elevata, tende a riscaldarsi, a deformarsi, a perdere le sue caratteristiche, che sono fondamentali per assicurare la costanza del suo comportamento. Quindi, diciamo, nasce come milliampere. Intanto, è uno strumento che funziona sicuramente in continuo e non in alternata. Perché? Perché il sistema ha una certa inerzia. Se io pretendessi che seguisse una corrente alternata, io avrei una coppia oscillante e non avrei un ago fermo su una scala. Quindi a me interessa mantenere, diciamo, questo strumento sente solo il valore medio del segnale. Quindi se gli mando una corrente costante, misura il valore della corrente continua. Se viceversa vado ad introdurre una grandezza alternata, lui misura di questa grandezza alternata solo l'eventuale presenza di un offset, l'eventuale presenza di una corrente continua. Lo strumento mi può funzionare anche da millivolmetro, perché è sostanzialmente quindi da volmetro. Come faccio? Basta semplicemente inserire questo strumento in parallelo ad un circuito e aggiungere una resistenza volumetrica di valore opportuno. Cosa sto dicendo? Sto dicendo che se questo è il mio circuito, io posso inserire il mio strumento magnetoelettrico, ci aggiungo una resistenza RV. A questo punto lui misura sempre una corrente dell'ordine milliampere. Questa corrente moltiplicata per la resistenza RV mi dà la tensione V che io voglio misurare. Quindi, giocando opportunamente con i valori di RV, posso trasformare lo strumento magnetoelettrico anche in un volmetro. Giusto per darvi un'idea, il volmetro che avete utilizzato per la taratura con 15 volt fondoscala era un volmetro magneto-elettrico. Lo avreste potuto capire da alcuni fatti, al fatto che funzioni in continua, vedremo gli altri dispositivi che vedremo funzionano prevalentemente anche in alternata, anche dal simbolo che era presente sul frontalino dello strumento, perché per questi strumenti, ognuno di questi strumenti ha un suo simbolo, quello del magneto elettrico, me lo ricordo, è questo qui. Ma, insomma, le tabelle CEI vi danno delle norme, vi danno i simboli dei diversi strumenti. Questo strumento può funzionare anche da amperometro, quindi non solo da milliamperometro, ma anche da amperometro. In che modo funziona l'amperometro? Funziona l'amperometro utilizzando uno shunt. Lo shunt che cos'è? Lo shunt non è nient'altro che una resistenza RS, metto in parallelo il mio strumento magnetoelettrico, il mio milliamperometro magnetoelettrico. Lo strumento ha una sua resistenza,
che è la resistenza offerta alla fine dalla spira, dalle spire, dall'equipaggio mobile. Se io voglio misurare una corrente I e utilizzo uno shunt, ovvero una opportuna resistenza RS, che come vedremo fra un attimo deve avere la caratteristica di essere una resistenza di valore molto piccolo, posso far sì che questa corrente sia misurata tramite la misura di una sua aliquota. Qua cosa posso scrivere? Se chiamo I con A la corrente che passa in RA e I con S la corrente che passa in RS, posso sicuramente scrivere che RA per I con A è uguale RS per I con S, ovvero RA sta RS come I con S sta I con A, ovvero le correnti si dividono in maniera inversamente proporzionale ai valori delle resistenze. Se applico a questa relazione la proprietà, questa è una proporzione, la proprietà del componendo, ovvero scrivo che la somma I con S più con A, ovvero I, sta a I con A come RA più RS sta a RS, ottengo che il valore della corrente I che io voglio misurare può essere calcolato a partire dal valore I con A moltiplicato per questo fattore RA più RS diviso RS, che è noto come potere moltiplicatore dello shunt. Siccome io voglio che I con A sia piccola, perché io voglio misurare milliampere, voglio che la maggior parte della corrente vada in RS, mi serve che RS sia sufficientemente minore di R con A, quindi è una resistenza di piccolissimo valore, con cui riesco a fare, si fa lo shunt di un decimo di milliohm, un decimo centesimo di ohm, insomma, resistenze molto piccole che ci consentono di misurare anche con gli shunt anche correnti di kiloampere. Lo strumento ci consente anche di misurare resistenze. Come faccio a misurare resistenze? Misuro resistenze inserendo il mio magnetoelettrico in serie alla resistenza che io voglio misurare, ovvero mi serve alimentare il circuito, ho una resistenza variabile R asterisco, inserisco il mio milliamperometro con la sua resistenza R con A e qui inserisco la resistenza Rx di cui voglio misurare il valore. Allora, cosa posso scrivere in questo circuito? Posso scrivere che la corrente che circola in questo circuito, che è poi quella misurata al miliamperometro, è pari alla tensione diviso R asterisco più RA più Rx. Allora, intanto mi rendo conto di una cosa, che mentre fino adesso il comportamento era stato un comportamento di tipo proporzionale, adesso in questo circuito il legame che c'è tra Rx e la corrente che io vado a misurare è un legame di tipo iperbolico. Vedete, si ottiene la corrente minima, ovvero zero, quando la resistenza Rx è uguale a infinito. Cioè, quando qui non metto la resistenza, non passa corrente. La corrente massima si ottiene in corrispondenza di Rx uguale a zero, perché quando la resistenza Rx è pari a zero, la corrente è pari alla corrente massima, ovvero è diviso R asterisco più RA. Perché metto questa resistenza R asterisco variabile? Per
Qui generalmente gli ohmmetri magnetoelettrici sono strumentini, diciamo, di battaglia, perché pensate, io nella mia scala misuro resistenze da infinito a zero. Quindi su una scala che è qualche centimetro misuro tutte le possibili valori di resistenza. Quindi capite bene che è una misura estremamente qualitativa, in cui quando l'ago è a zero, quando la corrente è nulla, la resistenza è infinita, mentre invece dall'altro lato è la resistenza pari a zero. Allora, che si fa generalmente in questi circuiti? Si mettono i puntali in cortocircuito, cioè resistenza zero, e si regola la resistenza variabile in maniera tale da avere il fondo scala. Poi si staccano i puntali, resistenza infinita e lo zero quasi sempre garantito. Questo ci consente anche di compensare il fatto che questi funzionano con delle normali pile, il fatto che la pila si possa leggermente scaricare. Allora, accanto a che cosa siamo in grado di misurare, cerchiamo di segnare in questa tabella che stiamo compilando quali sono le prestazioni che posso ottenere da questo strumento. Allora, questo è uno strumento che riesce ad arrivare fino a classe 0,1. Vi ricordo, la classe è definita come l'errore massimo diviso il fondo scala per 100. Dire 0,1 equivale a dire che è uno strumento di eccellente qualità. È uno strumento abbastanza delicato, quindi da un punto di vista meccanico ci metto meno per ricordarmi che è abbastanza delicato, perché immaginate questa corrente che circola nella molla, la molla mantiene la spira mantiene l'ago. Se a un certo punto lo sottopongo a vibrazioni o a botte, corro il rischio di, diciamo, danneggiarlo in maniera irreversibile. È uno strumento, tutto sommato, abbastanza sensibile alle variazioni di temperatura, perché le variazioni di temperatura ci fanno variare sia il valore dell'induzione, sia il valore, delle costanti, delle caratteristiche della molla. È invece abbastanza robusto, sicuramente robusto rispetto ai campi magnetici esterni. Perché? Voi avete un magnete fisso a stretta distanza dall'equipaggio mobile, la presenza di campi magnetici esterni, può essere il campo magnetico terrestre, sicuramente non mi danno particolare fastidio. Quindi, diciamo, con questo ne abbiamo. Tenete presente che i magnetoelettrici risultano alla fine, cioè in quasi tutti i quadri elettrici, alla fine spesso trovate un ago che si muove su una scala. Questo perché? Perché ancora oggi fornire, se voi avete dei quadri sinottici, li potete sia avere anche con delle indicazioni numeriche. Molto più spesso li trovate con degli aghi. Perché? Perché la nostra mente umana funziona molto più rapidamente in analogico che in numerico. E in numerico devo leggerlo il numero. In analogico, un ago che va verso una zona rossa mi salta immediatamente all'occhio. D'altra parte, lo vedete anche dal fatto che tutto sommato, nonostante tutto, gli orologi numerici, gli orologi digitali, non hanno avuto tanta fortuna. Io tante volte durante la lezione che faccio con voi, piego un attimo il polso, vedo l'ora e quasi senza che ve ne accorgiate, diciamo, risincronizzo la durata della mia didattica. Fosse stato uno strumento digitale, avrei dovuto impiegare un po' più di tempo. Quindi moltissimi strumenti, anche elettronici, anche numerici, alla fine, se vogliono tirar fuori un ago che si muove su una scala, devono avere un oggetto che sia di tipo elettromeccanico, devo avere l'azione meccanica. Quindi a volte avete
strumenti elettronici, numerici, quello che è, poi alla fine, se volete un ago che si muove sulla scala, ci mettete un magnete elettrico, cioè trasformate tutto quello che avete realizzato in una corrente continua, in una tensione continua, e questa la trasformate in un ago che si muove su una scala. Quindi di magneti elettrici ne trovate veramente tanti in giro. Anche nella vostra macchina avete il contagiri, il tachimetro, gli oggetti finali che vi portano l'indicazione sulla scala, vedete, sono proporzionali, vi accorgete che sono proporzionali perché la distanza che c'è tra 100 all'ora, 110, 120, 130, 150, 160 è una scala lineare. Quindi vi serve uno strumento azione proporzionale, vi serve uno strumento elettromeccanico perché volete muovere un ago su una scala. Quindi dietro ognuno degli indicatori analogici che avete nella vostra macchina c'è uno strumento magneto elettrico. Di strumenti ad azione quadratica abbiamo due strumenti, i termici e gli strumenti elettrostatici. A quasi quadratica avremo gli elettromagnetici a prodotto avremo gli elettrodinamici e gli strumenti ad induzione. E qui avremo i logometri. Allora andiamo a vedere gli strumenti termici. Gli strumenti termici sono basati su un uso, questa volta utile, dell'effetto volta, l'effetto Seebeck. Se io ho due materiali diversi, A e B, messi a contatto, e se qui abbiamo una temperatura e qui ne abbiamo una seconda, nasce una forza elettromotrice che è proporzionale alla differenza di temperatura. Di questo ne abbiamo parlato quando parlavamo delle misure di piccole resistenze, le misure tramite il metodo della caduta di potenziale, e parlavamo delle forze elettromotrici di contatto. In quel caso la nascita di queste forze elettromotrici era un fattore parassita, cioè era qualcosa che mi creava problemi nella mia misura. Nello strumento termico sfrutto questo effetto. In che modo? Faccio passare una corrente all'interno di questo elemento. Quindi ho un riscaldamento, la differenza di temperatura in assenza della corrente, questi due oggetti potrebbero essere ritenuti alla stessa temperatura, queste due giunzioni teta 1 e teta 2, passa una corrente, ho un riscaldamento dell'ordine del Ri quadro ed ecco che leggo in maniera quadratica la forza elettromotrice di uscita da una termocoppia, la leggo al quadrato della corrente. Quindi il legame di tipo quadratico, alla fine poi questa è una tensione, la misuro con un opportuno voltmetro. Poi in una delle prossime lezioni vedremo per le termocoppie quali tipi di voltmetri conviene utilizzare, perché devo misurare piccole tensioni, decine di millivolt, di cui mi interessano variazioni dell'ordine della decina, centinaia di microvolt al massimo. Questo è un riscaldamento diretto, in realtà tipicamente faccio passare la corrente in un riscaldatore R, perché il passaggio della corrente direttamente nella termocoppia ne accelererebbe il degrado, quindi mi troverei rapidamente fenomeni di ossidazione, di consumo della termocoppia. Invece faccio passare la corrente in una resistenza. Certo, in questo caso il trasferimento termico tra l'Ri quadro e l'aggiunzione più efficace, in questo caso uno scambio termico tra l'elemento riscaldatore e la termocoppia. E quindi
lo scambio termico dipende anche dai coefficienti di scambio, dalla temperatura ambiente, da una serie di fattori che renderebbero questo strumento non particolarmente accurato. Professore, Sì? posso chiedere una cosa? Potrebbe spiegare il primo disegno che ha fatto? Come funziona? Quale? Sempre le termocoppie? Sì, dalla termocoppia, il primo che ha fatto, prima del respiratore. Allora, qui ho disegnato due materiali, un materiale A e un materiale B. Questa è una giunzione. Qui non li disegno uniti, perché? Perché io qua dovrò poi mettere un millivolmetro per misurare la tensione. Quindi la cosa importante è che questo oggetto sia ad una temperatura T con 1, questa si chiama temperatura fredda, questa temperatura calda, ma chiamiamole teta 1 e teta 2, ed ho che questa differenza di potenziale è proporzionale alla differenza di temperatura. Ok? La corrente per riscaldare la faccio passare direttamente. Vedete, passa qui, riscalda l'elemento riscaldatore e se ne esce. Questo però è riscaldamento diretto, non è particolarmente diffusa. Generalmente che cosa faccio? Metto la termocoppia e la metto a contatto con un elemento riscaldatore dove faccio passare la corrente che voglio misurare. Questo è sempre teta 1, questo è sempre teta 2, questo è sempre teta 1, o lo stesso, insomma, quello che mi interessa è delta T. Ho una generazione di energia termica che è RI4. Questa potenza dissipata mi crea un riscaldamento. Quindi è sicuramente proporzionale alla variazione di temperatura. La variazione di temperatura la misuro come forza elettromotrice tra questi due mossetti. Ok? Sì, grazie. Dicevo che vi voglio presentare uno schema di amperometro particolarmente interessante, basato sulle termocoppie, che ci consente di ottenere prestazioni molto spinte. Ci sono queste lavagne che si muovono da sole. Allora, vi ho detto che nella configurazione in cui io riscaldo un elemento riscaldatore, ho il problema dell'effetto della temperatura ambiente. Allora, cosa faccio? Utilizzo due elementi riscaldatori. Con due resistenze di valore R. Metto qui due termocoppie gemelle. E con 1 e E con 2. E le collego tra loro in opposizione, nel senso in maniera tale che qui ho E con 1 meno E con 2. Lo mando ad un amplificatore mi alimenta questo circuito. Qui ci metto un voltmetro. Lo disegno qui per comodità. Se vedete questo voltmetro che misura tra questo punto e massa, sta misurando la caduta di tensione su questa resistenza. Tra questo punto e massa, lo potevo pure disegnare qua. Allora, qui circola la mia corrente I con X. Qui circola una corrente che chiamo IDC per segnalarvi, per ricordarvi, per evidenziarvi bene che una corrente continua. Perché? Perché la forza elettromotrice che viene generata dalle termocoppie è una forza elettromotrice continua. L'amplifico è ancora una tensione continua che mi dà origine, chiusa su una resistenza, ad una corrente continua. Sulla corrente I con X per adesso non faccio nessuna
ipotesi. Cosa succede? Immaginiamo di non avere messo ancora la corrente. Le due resistenze sono alla stessa temperatura e con 1 uguale con 2 non ho nessuna corrente in DC. Passa una corrente nella prima resistenza. Questa si riscalda e con 1 cresce, aumenta, si genera una tensione in questo circuito, genera una corrente IDC. Fino a quando, in che condizione di equilibrio si porrà questo circuito? E si cercherà di portare, questa è una caratteristica tipica degli amplificatori operazionali, tenderà a funzionare fin quando non ha E con 1 meno E con 2 pari a 0. Quando arriva in questa situazione di equilibrio, allora sicuramente posso dire che E con 1 è uguale con 2. Che vuol dire che E con 1 è uguale con 2? Se le termocoppie sono gemelle, vuol dire che delta teta 1 è uguale a delta teta 2. Ovvero la variazione di temperatura tra giunto freddo e giunto caldo, giunto freddo e giunto caldo nelle due termocoppie è identica. Ma che vuol dire? Vuol dire che K I con X quadro è uguale a K I DC quadro. Ovvero la potenza dissipata per la prima termocoppia è uguale alla potenza dissipata dall'altra. Ma a questo punto se le... Ripeto, scusate, R sono le due resistenze, è la potenza dissipata per effetto Joule. R ed R le semplifico ed ecco che praticamente la misura della IDC è identica alla I con X, cioè I con X uguale IDC è uguale alla V misurata diviso R. Allora, intanto raccontato così è uno strumento eccellente, perché io sui con X vi ho detto non ho fatto nessuna ipotesi. Può essere una corrente alternata, deformata, non mi interessa. Io che cosa misuro di questa corrente? Gli effetti termici. Ma gli effetti termici sono proprio quello che io definisco come valore efficace di una grandezza alternata. Il valore efficace è proprio quel valore di valore efficace è una grandezza, la posso definire sia come integrale del quadrato e quindi da un punto di vista matematico, ma da un punto di vista fisico il valore efficace non è nient'altro che quella continua che mi genera gli stessi effetti termici. Siccome io proprio sono gli effetti termici che io considero in questo strumento, ecco che questo strumento mi consente di fare la misura del valore efficace. Uso il termine vero valore efficace perché vedremo che ci sono degli strumenti tra breve che non misurano il vero valore efficace, misurano un valore efficace che è vero solo in alcune ipotesi. Qua è proprio una misura che si basa sulla definizione di valore efficace. Quindi io qui scrivo che è un misuratore true RMS, vero valore efficace. È un misuratore di corrente, un amperometro. Vedete, questa può essere comunque deformata. Io sento il suo valore efficace e trasformo la misura del valore efficace di una grandezza qualunque, può essere una corrente di frequenza 1 MHz, 1 GHz, non ho limiti nelle caratteristiche in frequenza, la trasformo in una misura di una corrente continua, una tensione continua con un voltmetro. Quindi faccio un salto da un mondo di grandezze a frequenza qualunque, deformate quanto voglio, in dispositivi in una misura di tensione continua. Quindi diciamo che gli strumenti termici, prima dell'arrivo degli strumenti numerici 8 cifre e mezzo, erano gli strumenti più precisi che potevate realizzare. Si possono realizzare amperometri, voltmetri,
e anche wattmetri. Siccome dedicheremo una lezione a tutti i wattmetri, a tutte le misure di potenza, uno dei wattmetri che vi presenterò sarà proprio il wattmetro termico. C'è un limite. Tempi di risposta, o detto meglio, banda passante non è molto elevata. Qualcuno di voi potrebbe dirmi: ma come, professore, lei mi ha detto che ha detto un attimo fa che qui posso mandare anche una grandezza ad un megahertz, un gigahertz, quindi vuol dire 10 alla 6, 10 alla 9 hertz, e adesso mi dice che la banda è limitata. Allora, questa domanda, domanda a trabocchetto, mi consente di sottolinearvi che cosa intendo io per banda passante. Allora, immaginate di avere di stare facendo la misura di una corrente ad un megahertz. Quindi avete questa corrente di cui misurate il valore efficace. Poi improvvisamente il valore efficace di questa grandezza, sempre un megahertz, diminuisce. Lo strumento è uno strumento termico, impiegherà un certo po' di tempo a raffreddarsi. Allora, la banda passante è legata alla possibilità di variare il misurando. Il misurando non è la frequenza, il misurando è il valore efficace. Ok? Quindi, anche frequenze alte, ma le variazioni di valore efficace impiego un certo tempo a sentirle. Quindi la banda passante, quindi le massime variazioni di valore efficace di corrente, di tensione che io sono in grado di misurare, non sono particolarmente elevate, perché la termocuppia, per raffreddarsi o riscaldarsi, ha bisogno di un po' di tempo. Quando voi vi misurate la temperatura con un termometro, ci vuole un po' di tempo, in quel caso per la dilatazione termica, ma anche per avere l'effetto di riscaldamento di una termocuppia, ci vuole un po' di tempo, ci vogliono dei secondi. Quindi, banda passante, posso misurare grandezze il cui valore efficace varia, ma con una certa tranquillità. Lo strumento elettrostatico, alla fine ve li racconto per onore di firma, perché ci sono, esistono. Io stesso, che oramai un po' di anni di misurista ce li ho sulle spalle, non mi sono mai trovato a usarli. Sono sostanzialmente utilizzati o per alte tensioni o per alte frequenze. Sono fondamentalmente dei voltmetri, si fanno anche dei watt, ma anche questi non è che li si vede particolarmente, anche se sono particolarmente adatte per misurare misure in circuiti con cose in fi basso. Questo ce lo ricordiamo, perché quando andremo a vedere alcuni altri strumenti che useremo diffusamente come wattmetri, scopriremo che questi vanno in difficoltà quando il cosenfì non è molto basso. Ma l'idea di base del circuito elettrostatico è quello di mettere un elettromagnete e all'interno dell'elettromagnete un pezzo di materiale ferromagnetico. Eh,
cui passa una certa corrente. Questo pezzo di materiale ferromagnetico ve l'ho disegnato tutto storto in maniera voluta, nel senso che se questo sistema fosse simmetrico, se qua vi mettessi un disco di materiale ferromagnetico, qualunque variazione dell'angolo non darebbe variazione di energia al sistema. Mentre invece, se è asimmetrico, ho che variazioni dell'angolo mi generano variazioni dell'energia elettromagnetica. In realtà è un sistema di tipo capacitivo, dove quindi l'energia è un'energia elettrostatica che è legata a di quadro, al quadrato della tensione. Ecco perché viene fondamentalmente utilizzato come voltmetro, soprattutto in circuiti in alta tensione, ma dove appunto questo sistema trova un suo equilibrio. Se andate a fare la derivata dell'energia elettrostatica in funzione dell'angolo delta, vi trovate una proporzionalità col quadrato della tensione. Ecco perché sono strumenti ad azione quadrata, ma vi dicevo, assolutamente poco diffusi. Così come analogamente gli strumenti, scusatemi, allora cancellate. Allora, questo lo strumento elettrostatico è basato su un sistema di condensatori la cui energia varia al variare dell'energia elettromeccanica. Questo schema qua è lo schema dello strumento elettromagnetico, ok? Allora, perché infatti qua vi ho indicato il passaggio di corrente. Passaggio di corrente, l'energia elettromagnetica in questo circuito è pari a coefficiente ad induzione per il quadrato della corrente che circola in questo elettromagnete. Perché un'azione quasi quadratica? Perché il coefficiente di autoinduzione in un materiale ferromagnetico è lui stesso funzione della corrente. Quindi vi trovate che l'energia elettromagnetica dipende dalla corrente in maniera quasi quadratica. Allora, intanto vi accorgete di stare con strumenti ad azione quadratica, perché nella scala trovate una distanza tra le tacche che non è omogenea. La distanza tra 1 e 2, tra 2 e 3, tra 3 e 4, man mano che vi spostate, aumentate la distanza tra le tacche. Questo è uno strumento che funziona in continuo e in alternata, nasce come misuratore di corrente. Perché parlo direttamente di amperometro e non di miliamperometro? Perché in questo strumento la corrente non sta nell'equipaggio mobile, non passa per la molla, ma sta su questo sistema fisso. Stando su questo sistema fisso posso direttamente far passare qua, posso fare la sezione grande come voglio, non ho problemi. Quindi è tranquillamente un amperometro. Posso realizzare un voltmetro. Questo strumento è uno strumento di classe al massimo 0,5. È uno strumento di qualità meno rilevante rispetto ai magneti elettrici. Il fatto che l'equipaggio non veda il passaggio di corrente lo rende più robusto, quindi sono molto diffusi in ambito industriale.
la temperatura gli dà comunque fastidio e sicuramente i campi elettromagnetici esterni gli danno fastidio. Perché? Perché una cosa è il campo magnetico generato da un magnete permanente, una cosa è il campo magnetico generato da un elettromagnete. Va bene, questa tabellina ne abbiamo fatto metà, l'altra metà la facciamo, la completiamo domani mattina. Ok? A domani. Arrivederci. Arrivederci ragazzi. Arrivederci.